tutte e a tutti. Allora, un po' fuori stagione questo video, perché volevo farlo tipo a giugno, luglio, quando era caldo, invece mi sono ridotta a inizi settembre. Volevo fare questo video in cui vi mostro come asciugare i capelli mossi al naturale, e per naturale non intendo il diffusore, ma proprio all'aria, per potergli dare meglio la forma. Se volete vedere invece come asciugarli col diffusore, ho fatto un video parecchio tempo fa, se volete potrei anche rifarlo, però i consigli sono sempre quelli, su per giù. L'unica differenza con quel video è che ora non mi ripasso più il ciuffo con la piastra, quando li faccio al naturale li faccio tutti al naturale, sta bene anche così il ciuffo. Al massimo mi metto spesso una pinzettina qua, perché se mi danno fastidio tutti questi ciuffi volanti qua davanti, però mi stanno bene così, non ripasso niente con la piastra, l'unica differenza è quella. Oggi mi sono venuti leggermente meno voluminosi del solito, probabilmente perché li ho fatti asciugare troppo prima, cioè finché ho sistemato le luci, le cose, mi si sono asciugati dentro l'asciugamano e quindi non sono riuscita a prendere proprio la forma solita, un po' più gonfia, però mi sta bene, sinceramente io preferisco così rispetto a quando li ho più voluminosi, quindi va benissimo. Ora vi lascio alla Mary con il turbante in testa. Eccomi qui, ho messo l'asciugamano invece del turbante microfibra perché l'ho dimenticato mentre ero sotto la doccia, quindi ho usato l'asciugamano, se no in genere uso quello perché assorbe più acqua. Ci sono stata un sacco, quindi i capelli sono già, insomma, le punte cominciano ad asciugarsi. Quando li asciugo completamente all'aria non li pettino dopo, io li ho messi a testa in giù, preferisco quando li lavo, che ho intenzione di farli mossi, insomma, lavarli a testa in giù piuttosto che sulla doccia con la testa di là da su. Va bene lo stesso, cioè mi è capitato anche di farli quando li ho lavati a testa in su e va bene lo stesso, però ad esempio adesso sapevo che sarei dovuta stare con l'asciugamano in testa per un po', mettermi l'asciugamano così, schiacciando i capelli anziché a testa in giù arrotolando l'asciugamano, è diverso, cioè se vuoi un pochino di volume è meglio evitare di metterli tutti spiaccicati in testa, ma piuttosto tenerli a testa in giù, così i capelli quasi alza un pochino la radice, niente di che, ma un pochino. E poi non li vado a pettinare, cioè li ho pettinati prima col balsamo, vado solo ad aprirli un po' con le mani e basta così. Vado a fare la riga, che se no non recupero più, asciugati veramente tanto, ogni volta che devo fare questa tipologia di video con i capelli bagnati finisce sempre che mi si asciugano troppo, e vado a mettere la schiuma perché è meglio, se sono un pochino più umidi prendono meglio il mosso, non gocciolanti ma un pochino più umidi. Vado a utilizzare questa schiuma qui della Eco Cosmetics, scusate che non ho lo smalto, le unghie orribili oggi. Questa la trovate in alcune bioprofumerie sicuramente, se no online tipo su Biovegan Shop ce l'ha, oppure su Eco Verde. Comunque ne vado a mettere abbastanza in più mandate, insomma più volte, la metto così sulle mani e vado a metterla schiacciando un po' da sotto. Praticamente quando li vado ad asciugare all'aria, quello che faccio è andare tanto a lavorarli con le mani così, dando proprio la forma al mio mosso. Io bisogna che li inumidisco un po' qui davanti, sono troppo asciutti. Avete presente il plopping? Lo conoscete? Io non l'ho mai provato ancora. Continuo a rimettere schiuma intanto, come avete visto. Non l'ho mai provato perché ho paura che mi dia troppo volume, proprio perché bisogna stare parecchio con i capelli messi, cioè si mettono a testa in giù, cioè metti a testa in giù la testa, e poi si mette questa cosa con la maglietta arrotolata, e non è un metodo di asciugatura. Ho visto Clio che ha fatto un video di recente, io questa cosa la conosco dai tempi e i tempi, da quando stavo ancora sui forum e ancora non guardavo i video YouTube, già se ne parlava. È praticamente sostituito questa cosa che faccio io di andare a schiacciare molto con le mani per dare la forma. Quello semplicemente tu devi tenere i capelli in quella posizione come se io li tenessi tutti così, do la forma e poi tolgo la maglietta, l'asciugamano, quello che usate, e così i capelli hanno già preso un po' di forma e si asciugano come se tu li avessi lavorati tanto con le mani, in sostanza. Lei dice che li lascia asciugare così, non le si asciugano perché ne ha tanti. In realtà no, non è un metodo di asciugatura, è semplicemente un metodo per dare la forma, poi si asciugano o all'aria o col diffusore, insomma come preferite. Ci sono miliardi di video su questo, è una di quelle cose che rimando sempre, dico là, bisogna che lo provo, anche se mi vengono un po' più gonfi, amen, per una volta non succede niente, rimando, è ora che lo faccio, così semmai potrei farvi anche un video anch'io esplicativo. L'importante è dare bene la forma con le mani. Potete anche, se volete, una volta data la forma, mettere anche delle forcine, così lasciarli proprio belli schiacciati, ma su di me è più che sufficiente questo. Schiaccio bene con le mani,
come se dovessi strizzare i capelli proprio. Vedete già come stanno cambiando, come prendono il mosso? Bisogna proprio schiacciarli. E state anche un pochettino così. Vedete come cambia la forma? Adesso vado a mettere la schiuma anche a testa in giù e anche un pochettino qui sopra. Perché non si mette solo sulle punte, bisogna metterla un po' su tutta la testa. Mi giro anche un po' di lato. Questa non è una di quelle schiume che appiccica molto i capelli, cioè rimangono comunque abbastanza morbidini. Si sente che c'è, ma non appiccica troppo. Poi, una volta messa la schiuma, vado a fare lo stesso lavoro col gel di semi di lino. Questo è quello che ho fatto io in casa, vi metto qui sotto il link del tutorial. Se volete vi metto quello di Pianeta Donna, perché è un pochino più breve come video. Vado a fare la stessa cosa, ma aggiungendoci sopra il gel di semi di lino, che su di me ha un effetto stupendo. Io prima facevo questa cosa solo con il gel di semi di lino, veramente. Ma adesso ci aggiungo anche la schiuma questa, perché mi piace molto l'effetto che dà. Quindi metto le cose insieme, perché mi sembra che insieme siano l'accoppiata vincente. Ho sentito parlare bene della lozione Ricci Definiti della Biofficina Toscana, cioè non è che ne ho sentito parlare bene proprio da tutti, perché sento persone che ne parlano benissimo e persone che non ne parlano bene per niente, quindi non riesco a capire se per me è una cosa che può andare oppure no, sinceramente, perché io comunque ho bisogno che mi dia un po' di tenuta, non solo che metto una cremina e basta. Ad esempio la lozione Ricci Morbidi non la prenderei mai, che ho i capelli che si increspano, quindi se li lascio al naturale deve esserci qualcosa sopra che mi aiuta, che sia l'acqua del mare. Quando li asciugo al mare basta che schiaccio un attimo, anche se li ho sciacquati con la doccia comunque c'è ancora quell'effetto lì, oppure a casa con dei prodotti. Volgiamo al termine il gel di semi di lino. Come vedete lo riaggiungo parecchio, perché a me non appesantisce per niente, non secca proprio per niente per niente, anzi fa proprio un bel effetto, cioè li indurisce, perché c'è il miele e un pizzico pizzico piccolo di sale. Serve proprio a fermare un po' il capello, ma lasciandolo comunque morbido, non carta pecorito come quelle schiume, tipo la schiuma ad esempio, quella che usavamo più spesso dove lavoravo io, la della Matrix, la Vavoom della Matrix. Madonna, quella, cioè praticamente potevi andare lì con un martello e i capelli non si muovevano. L'ultimo goccio lo metto nella parte superiore, perché qui ho i capelli un pochettino più corti nella parte superiore. Adesso io li lascio asciugare. Come vedete io ci sto una decina di minuti a schiacciarli, cioè magari adesso ho chiacchierato forse saranno un po' meno, 6 minuti, però ci sto un pochettino, cioè più fate così più date definizione, non tanto fare solo così, li alzi, fufu, no, dovete proprio schiacciarli, dovete proprio strizzare con le mani. E niente, questo è tutto, il risultato finale è questo. Io vi assicuro che se li asciugo all'aria pettinandoli mi viene una cosa informe proprio assurda, se li schiaccio un pochino con le mani rimangono parecchio crespi, a meno che appunto non sono andata al mare, quindi non c'è un po' di salsedine, così quello riesce a dare meglio la forma. Se li schiaccio bene con le mani riesco a dare il mosso come, cioè, come quasi se avessi passato il ferro. Alla fine il mio mosso naturale non è che mi dispiace, perché io schiaccio così un po' con le mani, ma anche asciugandoli al naturale senza schiacciare vengono meno definiti, ma sempre mossi sono. Però d'inverno non mi ci vedo, d'inverno con, cioè, così tutta scollata, ok, ma quando cominci ad avere le maglie fino qui, questi capelli mossi, sembri proprio uno straccio. I capelli sono questi. Chi è che scrive? Spero che il video vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti e a tutti. Ciao!